Ciao a tutti, sto per salire sulla cima del Monte Grappa. Giornata particolarmente mite, adesso sono le 3 e tre quarti, mi sono mosso un po' tardi, ma vabbè. Abbiamo ancora 18 gradi, wow. Il cielo è abbastanza bello e spero di catturare un bel tramonto. Cima Grappa, si sale, la strada sembra abbastanza pulita, bene. Ecco, una cosa un po' fastidiosa del girare in moto in questa stagione è che il sole tramonta prima e quindi quando capita che ce l'hai di fronte è un po' fastidioso. Io ho comunque trovato un modo per ovviare all'inconveniente, cioè ho attaccato una banda adesiva nera al visierino, nella parte alta del visierino parasole, e devo dire che mi aiuta parecchio. Ho seguito il suggerimento del mio amico Mauro, che è un ottico peraltro, quindi magari di vista se ne intende, e devo dire che effettivamente non è male come dritta. Ecco come ho fatto, vedete l'immagine. Tra l'altro questa cosa, creando un leggerissimo spessore aggiuntivo al visierino, fa sì che questo non scivoli giù correndo se anche non l'ho chiuso completamente, quindi diciamo che mi permette anche di regolarne l'altezza a seconda delle necessità. Questo posto, cioè il Grappa, è davvero particolare perché, essendo attaccato alla pianura, ha anche un clima un po' più mite di quello che incontri normalmente in montagna, parità di altitudine, e questo favorisce una flora piuttosto ricca e varia. Molte specie di piante dimorano su questi terreni, tant'è che il monte è stato inserito. Un momento che guardo il panorama. Da qui si lanciano anche con il parapendio. Eh sì, c'è un po' di foschia. Bello però. Andiamo avanti. Dal 2021, dicevo, è stato inserito nella MAB dell'UNESCO. Uomo e biosfera. È anche abbastanza ricca di animali, non è difficile trovare cervi, mufloni, ma anche caprioli e camosci, anche svariate specie di uccelli, tra cui il falco pellegrino, l'aquila reale, il gufo reale, ma anche la poiana tra i rapaci. Non mancano animaletti come lo scoiattolo, la volpe, il tasso, il ramarro e molte specie di libellule. Diventa molto bella in primavera perché si colora con tutte le varietà di fiori presenti. Tornerò e vi farò vedere come diventa, ma anche così a me piace parecchio. Ci sono dei colori davvero singolari, guardate che roba questo. Adesso magari la luce del sole sta venendo un po' meno, quindi anche i colori sono meno intensi, però è comunque uno spettacolo. Tornante numero 9. Guardate che colorazione particolare, guardate che roba. Con le foglie secche ormai per terra, ma che ancora mantengono un po' di colore, sembra un tappeto. Vediamo un po', siamo scesi a 10 gradi, però ancora sto bene.
Adesso comincio a sentire un po' di freddo alle mani. Mi fermo un momento. Ok, fermiamo un momento la moto. Così proviamo questi che ho preso con la batteria. In realtà li ho già usati, però non con temperature particolarmente rigide, quindi oggi approfittiamo per capire qualcosa di più sulla loro efficacia. Non sono male esteticamente, non mi dispiacciono. Ergonomicamente vestono bene, l'unica cosa è, come vedete, il pollice, almeno da me, che un po' rimane fuori. C'è la fodera interna che è un po' più corta o non attaccata bene a quella esterna e crea sta cosa, che non è neanche un particolare problema, salvo quando devo agire sui comandi, allora sì, a volte dà un po' fastidio. Un altro animale che è tornato a popolare queste zone è il lupo. Pensate che qui era assente da circa 200 anni. Personalmente non ne ho ancora incontrati, non so se augurarmi di incontrarne o meno. Magari uno potrebbe essere bene, un branco forse no. I guanti non li ho ancora accesi perché per il momento è sufficiente così, non ho la necessità di usare anche il riscaldamento che integrano. Adesso sarà da capire se sono effettivamente dei buoni guanti. Vi racconterò man mano che mi capiterà di usarli come sono. 1200 metri di altitudine, la temperatura è sempre 9 gradi. 12° tornante. Gran cosa ste visiere con la pellicola, con la pin look interna per evitare l'appannamento. Sono davvero fantastiche. Oh, che spettacolo ragazzi, peccato davvero che non si riesca a vedere bene, però suggestivo. Ah, però in cima un po' di sole c'è. Che meraviglia. Che meraviglia! Ecco anche un po' più di neve. Oh, che roba! Guardate che roba! Siamo scesi a 3 gradi. Che movimento di nuvole. L'acqua ghiacciata qua. Non l'avevo notata prima. La pozza. Direi che è il momento di accendere i guanti. Pit stop. Ho accesi. Vediamo un po'. Dovrebbero scaldarsi rapidamente. Sì, sento già il calore. Ok. Vamos. Ah, sì, che ben. Il calore che scorre sulle dita. Proviamo a girare un po' attorno, vediamo com'è da questa parte. Qua c'è un po' più di neve perché è una zona che rimane un po' più in ombra, quindi occhio anche al ghiaccio per terra. C'è poco da fare, la neve, sempre la neve, ragazzi. Bellissima! Un sasso. Lo togliamo di mezzo, sì, dai. Poi dopo c'è anche buio, ci passa qualcuno, non è bello. Almeno questi due pezzi.
Voglio dedicare le immagini che seguono ad Edoardo, un giovane motociclista, appena 19enne, il figlio di una cara amica, morto sulle strade domenica 18 febbraio. Per te, Edoardo. Che bello. Che sensazione di pace, ragazzi, questo spettacolo e nessuno per strada, sensazione di relax assoluto. Allora, che vi racconto, ragazzi? Questo è praticamente il primo vero giro di quest'anno, o meglio il secondo, perché ho fatto un giro anche con degli amici qualche settimana fa. Oggi finalmente ho trovato un po' di tempo, non molto in realtà, sono partito nel pomeriggio e quindi ne avevo voglia e poi volevo anche portarvi con me. Ecco, quella, se non sbaglio, è una Poiana, direi di sì. Non sono un intenditore, però così dalle dimensioni e dai colori, insomma, volevo anche portarvi un po' con me in moto a vedere un po' di neve, poca purtroppo, però qualcosa c'è, dai. In compenso abbiamo questo spettacolo formato dal sole coperto dalle nubi che genera questo paesaggio surreale. Guardate che roba. E con questo profondo pensiero denso di romanticismo vi invito a mettermi un like e, se vi va, iscrivetevi al canale. È arrivato il momento di rientrare a casa e di darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Ma un momento, è il tramonto? Non dovevi riprendere il tramonto? È vero, e ci ho anche provato. Però oggi purtroppo il cielo è coperto. Il tramonto che riesco a regalarvi è questo.